contesine desidera loro rialzarsi. Voglio perdonarmi che mi sono dimenticata di tirare le tende questa notte. Nessuna mancanza. Rosa, sono stata io a reperirle per guardare le stelle. Soffocava a non vedere l'esterno. Una nobile e la sua serva, due vite all'opposto ma accomunate dallo stesso destino, scontare la vergogna di una gravidanza inaspettata ed essere recluse per 9 mesi nella stessa stanza. Sul palco del Teatro Petrarca, in scena l'attesa, lo spettacolo con Anna Foglietta e Paola Minaccioni di Remo Binosi per la regia di Michela Cescon. Sono una prigioniera ben tenuta. La promessa fatta dalla mia famiglia al duca francese, che mi vuole in sposa al suo primogenito, e dalle regole d'ogni punizione per cui chi è recluso deve soffrire. Siamo nel 700 e a dar voce corpo alla ricca Cornelia e Anna Foglietta, ad indossare invece le vesti della serva Rosa e Paola Minaccioni. Cosa può andare a nascondere una gravidanza tra donne? Si capisce? Si vede? Non aggabbi ansia per questo, lo so che lei è un segreto e lo so tenere. Un testo caratterizzato da una grande forza drammatica capace di un coinvolgimento in cui è difficile rimanere indifferenti. Nonostante l'azione sia ambientata nel 700, i temi restano infatti universali. Rosa, il mio personaggio, essendo di estrazione sociale molto bassa, lei è una serva costretta anche alla prostituzione, diciamo abusata dalla nascita, è una persona che vive del momento, dell'istante, però questo istinto le ha fondato a livello psicologico poi una saggezza molto concreta, una saggezza popolare molto forte. E invece Cornelia, che è una giovane nobildonna, è la parte più filosofica, è la persona che si fa le grandi domande sulla felicità, sulla vita, sulla morte, sul senso dell'esistere. Le due in realtà quasi compongono una persona singola, perché in realtà poi tutti noi durante la nostra esistenza alterniamo momenti in cui cerchiamo di vivere il presente, ci attacchiamo a una filosofia più concreta, e poi momenti in cui siamo costretti a farci delle grandi domande, no? Quindi anche da questo punto di vista loro sono la stessa persona.